Ehi la ciurma, io sono Mezzatessa e benvenuti in questo primo episodio di Astroneer. Visto che lo gioco in pre-alpha, ma che ce l'ho e l'ho comprato, PlayRapids, se per caso sta guardando questo video, sa perché e sa tutta la storia e si farà magari una mezza risatina. Farò una micro serie al riguardo al posto di Mindtest per un determinato periodo. Poi dopo vedrò se passare, non lo so, a Creativerse o qualcos'altro, o se ritornare a Mindtest. Per staccare un attimo e pensare a qualcosa di diverso, ho detto vabbè, perché non sfruttare Astroneer che ho comprato tempo fa e che ho già finito, quindi so come funziona. Facciamoci una serie. Allora, quindi direi che iniziamo a lanciare scegliendo il nostro personaggio. Io direi di scegliere quello arancione, che è quello che mi sconfifferà di più. E opla. Adesso c'è tutta una cutscene super molto scema in cui ci dice, cioè ci fa vedere che stiamo scendendo su questo pianeta. Bene, ottimo, splendido. Tra l'altro sono uscito un paio di patch ultimamente, dall'ultima volta in cui ho giocato, ma non è che sia cambiato granché, se non dal punto di vista di alcune cose per le ricerche. E bon, allora... Dovremmo cercare un po' di risorse innanzitutto. Mi sembra che qua serva la resina. Esatto. Vorrei... qua forse un giacimento di resina. Questo può darsi. Ottimo. Mannaggia, un giacimento infinito di resina accanto è proprio quello che ci serviva. Ok, non ho più energia. È perché appunto siamo troppo lontani dal... dall'affare. Vediamo se riesco a prendere ancora un po' di resina. Ah no, di là non dà energia, perché non abbiamo niente che produce energia in questa zona. Però direi che, ok, ci mettiamo della resina. Farei un altro spazio qua. Ok. Il problema qua è che non puoi distruggere gli spazi che hai costruito, quindi bisogna sempre... Ah, non ho più resina. Bisogna sempre espandersi a sufficienza per avere quei spazi per le altre costruzioni, ecco. No, di nuovo niente energia, porca di una miseria. La recuperiamo ma pian piano, molto 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 piano. Quindi sarà un processo un pochettino lento per farmare altra resina da mettere là. E ancora non riusciamo a finire. Ci manca così poco per completarlo. Allora, detto queste piattaforme, vi faccio vedere, sono piattaforme che servono per costruire degli oggetti. Al di sopra bisogna metterci due di resina per poterle utilizzare come piattaforme. Là c'è dell'ossigeno, vedo laggiù in fondo c'è una nave, un pezzo di nave precipitato dove potremo probabilmente trovare degli slot di ricerca per trovare degli altri oggetti. O vediamo se ho... Ho recuperato un po' di energia e... No, mi sa che non ci dà più resina questo, si è esaurito il giacimento. Allora dovremmo andare a cercare un pochettino intorno. Allora vorrei vedere un attimo lo zaino qua se abbiamo... Avrei bisogno di un po' di composto per trovare... per fare dei teater. Anche il solare. Faro non mi serve granché. No, quello che chiudo con Q, ok. Del composto, vediamo se riusciamo a trovare del composto qua in giro senza morire asfissiati, perché abbiamo la piccola tanichetta di ossigeno blu che, come potete vedere nello zainetto, oltre alla... Allora, qua c'è della resina, ok, che ci può servire, ma cerchiamo magari un po' di composto per poterci muovere un po' più liberamente. Resina, non so se quello là verde ci può... Adesso però il casino... No, completiamo un attimo questo discorso di resina perché almeno... Ok. Perché sopra il resto viene buttato e quindi scoccia un po'. Forse queste piantine verdi qua ci danno composto. Allora, vediamo di avvicinarci un attimo. Perché sopra qua moriamo soffocati. Sì,
Sì, mi sa di sì. Ovviamente non abbiamo già più energia. Vediamo se riusciamo a farmare ancora un pochettino. Ah no, questo è organico, non è composto. Il composto è un altro materiale diverso. Vabbè, intanto qua spazio ne abbiamo un po' e quindi possiamo tenerci. Non hanno più gli slot. Ah sì, sono qua dietro gli slot per piazzare le risorse. Facciamo anche piazzarle là. Così non ci rompono l'anima. Ok, 1 e 1, 2. Ok, che cosa fa? Perché saltella? Niente, ossigeno ne abbiamo. Andiamo a vedere se per caso c'è qualcosa qua in giro da raccogliere. Ah, mi è parso di vedere il composto là. È lui, vero? Sì. Allora, raccogliamo del composto che ci serve tantissimo in questo momento. Ok, niente energia, ma nessun problema perché allora, uno, facciamo dei tether. E due, farei un solare. Ok. Così andremo a recuperare un pochettino più velocemente la nostra energia. Torniamo alla base e iniziamo a piantare un po' di tether. Allora, vediamo fin dove arriva. Giro un attimo la telecamera. Fin qua, ok, bueno. Ne piazziamo un altro qua in direzione del composto, ok. Che era laggiù in fondo, vero? Era in fondo qua, no? Sì. Ok, poi adesso che esce il sole sarà anche più comodo raccogliere risorse, visto che abbiamo fatto un piccolo pannello solare da appoggiare sul nostro zainetto. Ok. Facciamo che fare un altro pannello solare. Ok, no, sbaglio sempre a premere. No, vediamo se non riusciamo a fare un altro composto, no? Ma intanto mettiamo un altro tether qua. Questi paletti in pratica servono a collegarci alla base, per cui ci arriva ossigeno e in futuro anche energia. Quando avremo qualcosa che produce energia nella base. Ce ne danno circa una decina per ogni unità di composto. Ok, lo mettiamolo qua. Così non dovremo avere problemi di ossigeno. Più tardi, adesso abbiamo da scavare un po' per prendere altro composto. Niente, di sto passo non la finiremo mai sta vena di composto. Vediamo intanto se qua intorno c'è qualcosa, qualche grotta, qualche albero. Alberi non ne vedo purtroppo. C'è dell'altra resina qua. Ok, è arrivato il sole, quindi i nostri pannelli solari iniziano a produrre energia. Forse là sotto c'è una grotta. No, non vedo. Ah, forse qua sì. Sì. Sì, mi sa di sì. Ok, buono. Ricordiamoci quindi qua che c'è una grotta. Proviamo a mettere il faro. Non ho mai creato il faro, ma vorrei provarlo, vedere se per caso serve a qualcosa, ha bisogno di luce per essere posizionato. Ha bisogno di una base. Niente, quindi mi sa che nulla. Dobbiamo ricordarcelo a memoria che c'è là. O fare una strada con dei tether. Allora, torniamo qua a raccogliere dell'altro composto, quindi. Allora, e scaviamo. Ok, mi sa che non c'è più roba, vero? No. Ok, allora facciamo degli altri tether. No, vabbè, ce ne abbiamo ancora. E continuo a sbagliare. Facciamo dei tether per collegare in là dove c'è quella piccola grotta, così ci ricordiamo che c'è la grotta. Allora. Ok, metti un tether là. Un tether qua. Ok. Uno qua. Ok,
Ok. No. Dammelo, ok. Va bene, così almeno abbiamo la strada per la grotta. Però non vorrei ancora andare a esplorare la grotta perché abbiamo bisogno di raccogliere un po' di resina per fare un pochettino di basi là. E magari mettere degli altri piccoli pannelli solari qua alla base. Qua non ha più fatto resina, no? No. Dobbiamo raccogliere quel giacimento che avevamo visto da ste parti. Ce n'era uno qua dietro, se non ricordo male, vero? Esatto. Quel piccolo pilastro che abbiamo passato prima in pratica è un giacimento illimitato di resina, per cui ci darà resina, cioè ogni tanto si ripristina. Mentre questi qua, una volta utilizzati, spariscono e non daranno più risorse di quel tipo. Ce lo saccheggiamo e poi, boh, bisognerà andare a cercarlo altrove. Però la resina è un materiale che serve, quindi avere della resina là accanto è molto comodo. Abbiamo lo zaino pieno, mi sa, eh. No, no, sta rotolando giù. Vabbè. No, dov'è caduta? Ah, c'è una grotta qua sotto. Abbiamo anche scoperto una grotta. Eh sì, però adesso vediamo di non caderci dentro, magari. Che stiamo già esaurendo l'ossigeno. No, soffocamento. No. Uff, al pelo. Al pelo, allora mettiamo un po' di resina innanzitutto, cioè facciamo degli altri slot qua, dov'è il cosillo? Già li abbiamo finiti, non c'è il cos... non c'è più il cosillo là che si muove, no, mi sa di no. Allora facciamo che qua ne metto uno, due. Ok, ho sempre il timore di avere roba in giro. Ok, qua abbiamo uno slot. Possiamo mettere lo slot di ricerca. No, mi sono buggato come al solito. Ok, mannaggia, capita un sacco di volte questo. Purtroppo è in early. No? Cos'è che era? Alt, ok. È un pre-alfa e quindi è un po' buggato e capitano queste cose di compenetrazioni e ballevare. Allora, ricerca, abbiamo stampante, fonditore, spazio vicolo, non possiamo permettercelo. Ricerca ci servirà di sicuro, però ci servirà forse prima il fonditore. Composto ne abbiamo, no, abbiamo solo più resina. No, forse avevamo un composto ce l'abbiamo. E continuo a sbagliare. E forse ne avevamo appoggiato uno qua di composto. No, quella è resina. Allora, andiamo a raccogliere l'altra resina che abbiamo messo là intanto. Dov'è? Era qua. Tra l'altro là è altra resina ancora. Allora, mettiti questa nello zaino, questa nello zaino. Aia, non mi morire qua. Solo che sennò siamo nei guai. Ok, un sacco di resina, ma forse non ce ne serviva più così tanta. Adesso abbiamo bisogno un po' più di composto e là abbiamo finito il giacimento. Allora, la resina appoggiamola un po' qua in giro. Beh, possiamo fare un altro slot intanto. Prepariamoci. Sbaglio sempre pulsante. Prepariamoci un paio di slot. Ah, no, il coso era finito perché non avevo completato quello. Ok. Diciamo che sviluppare tutti i suoi tentacoli possibili, mi pare che siano 5 al massimo che si possono mettere. No, ce ne sta ancora uno. E si sono compenetrati, ovviamente. E vabbè, ce li lasceremo così. Tanto per ora non dovremmo avere problemi. Resina non ne abbiamo più. E neanche composto sappiamo dove andare a prenderlo ora come ora. Avremo bisogno di cercare del composto. Ah, vediamo se se ne trova qua da queste parti di composto. Là c'è dell'ossigeno. Là in fondo c'è dell'energia. Qua sotto c'è la miniera. Forse là? Mi è sembrato di vedere. No, forse resina. Ah, no, c'è del composto laggiù, ok.
Splendido, abbiamo riserva di ossigeno l'accanto se per caso dovessimo rischiare di morire soffocati. E non abbiamo energia però. Oh, barba. Niente energia. Allora, prendiamo un po' di ossigeno prima di tornare in là, che sennò rischio che ci moriamo anche. Ok. E torniamo in là verso la base, dove per fortuna c'è il segnalino che ci assicura che la direzione è quella giusta. Stiamo comunque perdendo parecchio ossigeno. Dai, avvicinati al titer così siamo a posto. Ok, ottimo. Salvi. Allora, con un paio di composte andrei però a fare dei pannelli solari da mettere qua alla base, perché così, se non ricordo male, anche i titer dovrebbero trasportare energia. O no, forse ricordo male. Continuo a premere il pulsante sbagliato e andiamo a creare il fonditore, così possiamo convertire i minerali. Oh, ok, che troviamo in... Ah, e i pannellini solari allora li mettiamo là, così che lui ha bisogno di energia per funzionare. Allora, pannello solare che ovviamente non funziona ancora. Ah, il faro che abbiamo creato possiamo anche metterlo qua, tanto non sappiamo cosa farcene. E qua ci è rimasto solo più un titer, quindi diciamo che andiamo a creare dei titer con l'altro composto che abbiamo e un altro pannello solare. E abbiamo già di nuovo finito il composto. Per ora, fin dato che non abbiamo i pannelli solari avanzati, dobbiamo usare questi piccolini che ci chiedono del composto, mentre quelli avanzati mi pare che chiedano del titanio, non vorrei dire. Niente energia, ovvio, perché appunto non... Ah, ma forse lo mette anche qua il pannellino solare, sì. Però fin tanto che è notte... Tutto salviamo qua. Ok, vediamo se di là si è riformata della resina. No, non ancora. Poca poca. Devo aspettare che cresca ancora un po'. Abbiamo un po' di energia, però allora direi continuiamo ad andare in là per un po' di composto. Era di là se non ricordo male, perché eravamo andati a nutrirci quel cosino di ossigeno. Ah, qua, ok, vedo il la voragine che abbiamo creato. Non è che ne fosse rimasto molto, eh. Ce n'è altro, un pochettino qua sotto, ma niente di che. E già niente più energia. Porca d'una miseria. C'era l'affarino di energia, però qua ci... stiamo finendo l'ossigeno, ovvio. Potrei mettermi dei titer qua accanto. Piazziamo dei titer, va che è meglio. Però no, se esauriamo quell'affare là non ci serve più molto avere dei titer, quindi meglio risparmiare il composto, va? Qui tra l'altro ovviamente ho raccolto l'energia, si è fatto sole, quindi abbiamo consumato quelle risorse di energia gratis. Tra l'altro l'avrei prodotta adesso con i pannelli solari, ma vabbè. Sono cose che capitano anche ai migliori, no? Me l'ha fatto un composto? Sì, credo di sì. No, mi sa di no. Oddio, sento il vento che si alza, sta arrivando una tempesta, è meglio tornare subito, 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 subito a casa perché qua se si alza la tempesta ci moriamo di brutto. Stiamo anche finendo l'ossigeno. Ok. E mi sa che una volta che arriva la... Ma abbiamo fatto degli altri titer? Sì, forse sì. Quando arriva la tempesta,
Entriamo là, salviamo e usciamo. Qua è pieno di energia, ottimo. Siamo qui, appena si scatena. Entriamo. Guardate che nuvole! Vi mostro giusto la tempesta, che cos'è. Sta arrivando, eh? È vicina. Iniziamo a entrare. Ma se ne sta andando già? Non ci ha presi? No, non ci ha presi. Vabbè, meglio così. Allora, io direi che per questo episodio può essere tutto. Fatemi sapere con dei bei pollicioni e dei bei commenti se per caso l'episodio vi è piaciuto e la serie vi può interessare. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, sabato prossimo. Ciao a tutti e buona giornata.